Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo seminario della Sinti dedicato alle GPG e ad alcune riflessioni sulla nuova guida alle attività di convalida dei processi e in particolare nel controllo di processo nella produzione di piastrine. È sicuramente un piacere gestire questa seconda edizione che vi proponiamo su questo tema. Abbiamo un numero importante di soci che sono in questo momento online. E lo spirito e l'idea è sempre quello di proporre un momento di riflessione. Noi non pensiamo in un'oretta, come dire, di poter portare delle soluzioni, ma vorremmo aprire invece delle riflessioni, vorremmo aprire dei temi utilizzando i nostri colleghi che hanno già avuto occasione di, come dire, di mettere in luce una serie di attivi ad alcune attività che noi facciamo. Quindi l'idea di avere uno spazio nostro professionale di condivisione e di approfondimento. E sempre un po' sulla linea della prima edizione, avremmo pensato di avere un primo tema di interesse generale, quindi è trasversale e come dire, coinvolge tutti i nostri colleghi nei vari centri trasfusionali, e un secondo tema focalizzato invece di più sulla produzione di piastrine e quindi dei temi legati più ai centri di lavorazione. Io mi fermerei a questo punto qua, in questa prima introduzione, do la parola al mio collega Gianluca per il proseguo. Buongiorno dottor Rossini, io estendo ovviamente il saluto a tutti i partecipanti, numerosi, sono un centinaio di partecipanti, quindi assolutamente degno di quasi un convegno in presenza, se non fosse per il mancato piacere della visione del contatto diretto. Il tema è molto denso, le due presentazioni che si avvicenderanno sono molto ricche di contenuti, per cui non perderei tempo. Do due notizie proprio tecniche. Uno, esattamente come nella prima parte, le domande possono essere fatte attraverso la chat e poi noi moderatori le estenderemo ai due relatori. E l'altra, una cosa molto importante, alla fine delle due relazioni chiediamo a tutti i partecipanti di rimanere connessi al browser, di non chiudere subito e di compilare il questionario di gradimento perché è un feedback importante per noi per poter a caldo condividere con i partecipanti le idee, le considerazioni di quello che andremo tutti insieme a sentire. Procedo direttamente a presentare il primo dei relatori, che è con grande piacere che presento, Giovanni Roveroni, dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale della USL 3, Serenissima di Mestre, che ci parlerà di un tema generale molto molto caldo, che è l'attività di qualificazione convalida delle componenti critiche di processo. Grazie, Giovanni, a te. Buongiorno a tutti. Eccomi qua. Buongiorno. Quindi riprendiamo un po' il percorso iniziato con la precedente edizione e spero che magari ci possano essere edizioni successive perché sicuramente l'argomento è importante e parliamo anche in pratica delle applicazioni delle GPG. Volevo fare un fuoco iniziale, una premessa, un focus su quello che sono ad oggi la situazione dell'applicazione, quindi dell'implementazione dei requisiti GPG nelle strutture trasfusionali. E ci sono ancora dei punti caldi, in effetti, in alcune strutture. Sto parlando in generale. Strutture associative, convenzionate per la raccolta, come strutture trasfusionali. Abbiamo ancora alcune problematiche nella gestione della documentazione,
la sistematizzazione, l'adeguamento alle GPG, soprattutto la revisione delle procedure cercando appunto di assorbire quelli che sono stati i nuovi requisiti e le norme europee, l'applicazione uniforme, le responsabilità della documentazione, qualche volta anche dovuta alla mancanza di supporti software dedicati che possano aiutare a gestire ormai una documentazione che si rivela di continuo aggiornamento e ormai voluminosa. Le qualificazioni e le convalide, diremo qualcosa su questo, soprattutto non tanto perché ormai sono concetti che in teoria dovremmo avere digerito da qualche anno, ma proprio nella metodologia e nelle modalità di presentazione. Non a caso ancora oggi si parla di questo e vedremo anche come la guida del Centro Nazionale Sangue sia stata ben revisionata direi molto bene rispetto ad alcuni punti che forse erano rimasti sottotono e che durante le visite di autorizzazione, di accreditamento, in effetti sono comparse un po' calde, un po' ancora non del tutto acquisite. Il controllo di processo, che è fondamentale in realtà, ed è questa fa parte della metodologia con cui ci si approccia alle convalide delle qualificazioni, e la gestione delle non conformità, il controllo e il cambiamento, il famoso change control, che tanto ci hanno insegnato negli audit delle ditte di plasma derivazione, in realtà sono tutti argomenti assolutamente collegati tra di loro, si compenetrano e sostengono e danno supporto l'uno con l'altro. E poi l'attribuzione dei ruoli chiave, le job description, in questa indesiderata ma in qualche regione già avvenuta desertificazione dei centri trasfusionali, dove la diminuzione anche della dirigenza medica porta anche a un mescolamento dei ruoli, un sovrapporsi di ruoli che in realtà magari le GPG o le GMP direbbero non idonei, non desiderati. La convalida, la qualificazione, cercasi supporto ancora ad oggi, quindi abbiamo, come detto, l'edizione 2021, la seconda edizione della guida delle attività di convalida dei processi del Centro Nazionale Sangue, che è un trade union tra quello che sono i requisiti nuovi con l'accordo Stato-Regioni del marzo 2021 e le vere e proprie good practice guideline che sono presenti nelle guida delle DQM, in parte, non del tutto, parzialmente recepiti nell'accordo che sicuramente ha dato una ventata di modernità e di attualità alle norme che regolano i servizi trasfusionali. O, meglio dire, ci ha dato del nuovo lavoro. Ecco. La convalida, diciamo, ovvio dobbiamo un attimo iniziare riprendendo un pochino concetti di base, perché dobbiamo vederli sotto nuovi aspetti. E l'attestazione formale, la convalida, attraverso la produzione di evidenze oggettive della capacità di un progetto o sistema condotto entro i parametri stabiliti a priori, e questi parametri possono venire da norme, quindi esterni cogenti, oppure stabiliti dallo stesso servizio trasfusionale nel contesto in cui opera, e in relazione al prodotto che viene elaborato nel processo. E l'attività preliminare è l'analisi dei processi e dei loro punti critici e le misure da adottare allo scopo di garantire il conseguimento dei risultati prestabiliti. Lo vedremo, lo sappiamo, ma è un'attività come l'analisi dei rischi ed altre situazioni di verifica, di valutazione, di descrizione, che non possono essere abbandonate, che sono assolutamente il filo conduttore, sono la testa di un processo di convalida di qualificazione, così come la coda sarà il controllo di processo. La qualificazione può essere definita come l'attestazione formale conseguita attraverso la produzione di evidenze oggettive della capacità di un locale, di un'area, di un impianto, di un'apparecchiatura di fornire prestazioni conformi a standard prestabiliti. Diremo qualche parola sulla qualificazione. La terza fase della qualificazione è la performance qualification, ci ricordiamo che è la verifica documentata che questi sistemi, apparecchiature qualificate funzionino con efficacia in modo riproducibile nelle condizioni reali di utilizzo, così come la convalida sarà poi l'applicazione dei propri concetti, dei propri test, dei propri risultati nella routine e sulla base delle specifiche del prodotto e delle modalità di processo approvate. Vedremo che la qualificazione in realtà non è detto che sia accomunata o inserita all'interno di una convalida di processo, può essere comunque, ci sono delle qualificazioni che sono a monte. E le convalide obbligatorie per i nuovi requisiti
sulla procedura per la detezione e disinfezione della cute, la procedura per la raccolta delle cellule staminali linfociti e tutta una serie di processi, per esempio le condizioni di conservazione anche temporanee delle unità di sangue, le procedure di connessione esterea, i processi di congelamento di malattie piastrine, i metodi analitici e i software dei sistemi gestionali informatizzati. Questi sono citati esplicitamente nei requisiti e quindi sono convalide, cosiddette obbligatorie. Ma in realtà alcune modifiche hanno la necessità di adeguarsi a quelle che sono i GPG. Vedete, nel riquadro la parte abbastanza peculiare è che la necessità di stabilire se estendere l'attività di convalida ad altri processi di lavorazione e trattamento degli emocomponenti sulla base di adeguate attività di analisi e valutazione dei rischi che individuino passaggi critici per la sicurezza e la qualità del processo prodotto. Per esempio lo scongelamento, il lavaggio, l'inattivazione, l'irradiazione, l'assemblaggio e il frazionamento. Cioè in realtà le GPG come le modifiche organizzative nell'accordo Stato-Regioni lasciano al trasfusionale, al sistema trasfusionale, quindi anche alle unità di raccolta convenzionate, la decisione di estendere l'attività di convalida o di qualifica dei componenti del processo o anche di singole attività in base a un'attenta valutazione dei rischi, cioè il rischio che quell'attività comunque comporti degli errori, delle possibilità di alterazione della qualità del prodotto o rischi per la sicurezza, come si dice, del prodotto oppure dei donatori o dell'ambiente o degli operatori. Quindi in realtà quelle cosiddette obbligatorie non ci esimono dal comunque effettuare, comunque in ogni caso, una valutazione per le successive attività, anche magari giungendo alla conclusione che in quella situazione controllata, documentata, procedurata e formata nell'attività, non ha bisogno di una particolare procedura di convalida di qualificazione, ma va fatto comunque l'atto. Perché è importante l'analisi e valutazione del rischio associata a un processo sistema attività? L'attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi deve identificare i requisiti, prestazioni da verificare, cioè insomma gli attributi, no? Ai fini della qualificazione delle componenti critiche del processo e i parametri critici sono tutte quelle situazioni esterne, ambientali, operative, organizzative che possono influire sul percorso corretto del processo. E quindi tutto va verificato nel corso di prove finalizzate alla convalida e il tutto avendo come obiettivo finale la corretta pianificazione delle attività di qualificazione convalida. Vedremo, infatti il concetto non è tanto nella convalida, ma proprio nello svolgimento dell'attività di convalida. Il requisito dice che laddove l'attività normativa vigente, quindi i requisiti obbligatori, e le attività di analisi e valutazione dei rischi svolte dal servizio trasfusionale o dalla struttura trasfusionale lo evidenziano come necessario, i processi influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, dei emocomponenti e delle cellule staminali vengono convalidate a fronte dei risultati attesi specificati. E questo, quindi, abbiamo allargato il cerchio. Cosa dobbiamo produrre per dare evidenza oggettiva che i requisiti richiesti sono a sistema, cioè che noi abbiamo applicato e seguito il percorso ragionato e previsto dalle GPGs, così come dalle norme, per una convalida o una qualificazione. Intanto bisogna avere una procedura generale per le attività di convalida, un validation master plan, che in realtà diventa un po' la Bibbia, diventa un po' il percorso, il master proprio, si chiama master perché è proprio di riferimento, e lì dovrebbe contenere, e nella guida, e così come nelle GPGs, se andate a vedere nelle DQM, sono esattamente descritte le caratteristiche che deve avere e i contenuti che deve avere la procedura generale per le attività di convalida. Quindi usiamo la documentazione che ci mettono a disposizione il Centro Nazionale Sangue e le DQM. Registrazione delle attività di analisi e valutazione dei rischi. Io ho messo una freccia perché l'ho fatta andare, perché è direttamente collegata poi ai piani per la convalida. Alcune volte mancano i piani per la convalida. Alcune volte nelle strutture ci si adatta a stilare un report più o meno fornito con indicazioni, informazioni sul percorso che è stato di convalida o di qualifica e si passa direttamente a questo documento finale. Ma invece è essenziale avere un piano per la convalida dove descrive esattamente le azioni che verranno compiute in maniera tale che
e il report deve diventare un'epicrisi, non deve diventare il documento di convalida. Quello che ho messo in corsivo, che è il programma dell'attività di convalida e verifica periodica dello stato di convalida, è un documento che in altre parti delle norme viene comunque consigliato e anche dalle GPGs, dove in pratica è un'elencazione, una registrazione delle attività previste ed eseguite con eventuali particolari note che viene utilizzato per esempio nella revisione del sistema almeno annuale che è prevista per vedere a che punto siamo, qual è lo stato dell'arte delle nostre attività di convalida e dei nostri processi. Le registrazioni delle attività di convalida dei processi, ecco, alla fine e il fine, alla fine di tutto il percorso, il report di convalida qualificazione, che deve però riassumere, deve richiamare i percorsi previsti dal piano di convalida. L'altro requisito è il costante monitoraggio. Questo è importante perché ci darà, è la chiave di volta per capire cosa faremo delle riconvalide e delle riqualifiche. Anche questo è dall'inizio è sempre stato un po' un busillis, no? Ancora se ne parla in alcune situazioni e soprattutto è stato forse applicato all'inizio non in maniera proprio consona e appropriata. E le appropriate tecniche statistiche ci vorrebbero perché danno il modo, danno un senso alla significatività di quello che si fa, del controllo e la valutazione periodica a fine di accertare il mantenimento dello stato di convalida. Questo è il trucco, cioè riuscire a seguire la convalida, seguire il percorso che è stato definito con la convalida, quindi il processo convalidato, definito stabile con la convalida per capire se c'è instabilità. Cosa dobbiamo produrre per dare evidenza oggettiva del costante monitoraggio? Le registrazioni delle attività di analisi e valutazione dei rischi. Perché? Perché è all'interno dell'attività di analisi e valutazione dei rischi che noi abbiamo individuato i parametri critici da tenere sotto controllo e che sono quelli che poi monitoreremo assieme agli attributi della qualità, cioè ai valori misurabili, per definire che noi stiamo mantenendo e stiamo lavorando ancora in ordine alla convalida o alla qualificazione delle componenti. E quindi ci vogliono piani di monitoraggio e valutazione periodica dei processi coerenti con le risultate analisi e valutazioni dei rischi. È da lì che deriva. Non dobbiamo inventare niente se abbiamo fatto bene una descrizione del processo e quindi l'analisi e la valutazione. Poi ovviamente i dati di monitoraggio e poi l'evento finale, l'output, che sono le registrazioni delle azioni conseguenti alle verifiche periodiche del mantenimento dello stato di convalida. E si può fare una conferma, si può fare anche un documento che descrive la non necessità di convalidare in base al controllo di processo, in base alla verifica dei parametri controllati in maniera regolare e periodica. O eventuali azioni correttive che possono più o meno incidere sulla convalida. Chi ha la responsabilità, per esempio, nella produzione degli emocomponenti? Cioè il responsabile del processo di produzione. Il responsabile del processo di produzione è responsabile della qualificazione dei locali, non che debba farla personalmente, ma è lui che deve assicurare che venga eseguita la qualificazione dei locali, degli impianti, delle apparecchiature impiegate. Ricordiamoci che i locali devono essere idonei di per sé e poi idonei per l'attività che viene svolta all'interno. Ci sono dei requisiti cosiddetti generali che riguardano gli ambienti, la temperatura, le condizioni delle pareti o dei pavimenti lavabili e disinfettabili, che quella è già una prima localizzazione, qualificazione, e poi nel contesto dell'attività che vi si svolge, che può modificarsi perché possono essere introdotti più strumenti, più apparecchiature o si può magari implementare un'attività successiva all'attività originale. La convalida dei processi produttivi deve tenere sott'occhio la gestione controllata di eventuali cambiamenti da introdurre per i processi e inoltre è responsabile del mantenimento dello stato di convalida e qualifica, quindi dell'elaborazione di procedure appropriate, della verifica che le registrazioni siano valutate e firmate da personale autorizzato e del training, della formazione del personale impiegato nelle suddette attività. La qualificazione, i locali, le aree e le apparecchiature che influiscono sulla sicurezza e la qualità dei prodotti vengono qualificati a fronte di requisiti specificati. Notate anche le aree,
Quindi non stiamo parlando solo di stanze, stiamo parlando anche di sezioni della stanza. Prima dell'uso e a fronte di modifiche rilevanti in riferimento a procedure scritte in conformità alla normativa vigente, che vuol dire che anche qui dovremmo avere una pianificazione delle attività. Tutte le componenti di un processo, locali, aree, impianti, apparecchiature, quali erano identificate come critiche e chi è che li identifica come critiche? Li identifica l'analisi e la valutazione dei rischi. In relazione al conseguimento dei risultati attesi per lo stesso, devono essere qualificate al di là del loro impiego nell'ambito dei processi per i quali è prevista la convalida. Quello che vi dicevo prima, ci sono delle situazioni di base, di fondo, per definire idoneo un locale a un'attività sanitaria e dopodiché all'interno, per esempio, di un processo o di una convalida. Ma può esserci anche una qualifica non per quello connessa a un processo convalidato. Sicuramente in un processo che è fatto di attività tutte le componenti vanno qualificate, quelle ritenute critiche. La normativa vigente, l'analisi e valutazione dei rischi associati al processo consentono di individuare tutte le componenti del processo che devono essere qualificate. Le evidenze della qualificazione, cosa dobbiamo dimostrare quando qualifichiamo? Le registrazioni delle attività di analisi e valutazione dei rischi, sempre, si parte da quello. I piani per la qualificazione dei locali, delle aree, delle automoteche, coerenti con le risultanti dell'analisi e valutazione dei rischi, i piani per la qualificazione delle apparecchiature e poi, come per la convalida, le attività, la descrizione dei test, le prove e il report finale. Per ogni componente del processo è necessario quindi pianificare l'iter di qualificazione. Può essere contenuto, per esempio, come dicevamo, all'interno del piano di convalida del processo interessato. E quindi all'interno del piano di convalida c'è una voce che descrive le varie componenti e alla voce locali o area si descrive il percorso di qualificazione. E la stessa cosa si può fare nel report finale, si descrivono le componenti del processo che hanno subito la qualificazione per poi arrivare al risultato finale della convalida del processo. Il razionale dell'iter di qualificazione, i requisiti e le prestazioni attesi che costituiscono i criteri su cui si basa la qualificazione che andremo a misurare o testare, le fasi dell'iter qualificazione, le relative responsabilità assegnate, gli atti previsti per ogni fase, eventuali procedure da adottare, le verifiche da effettuare, le relative modalità e criteri di accettazione e le registrazioni. Notare, come per la convalida, che la qualifica o la convalida si ottiene solo a fronte del superamento di tutte le verifiche e prove previste dal piano e della risoluzione di tutte le deviazioni eventualmente riscontrate che vanno analizzate. Se non otteniamo soddisfacimento va ripetuta la qualifica e la convalida. In realtà noi dovremo testare tutte le componenti diversamente dal controllo statistico di processo ed avere il 100%. Ogni deviazione deve avere la giustificazione perché venga o meno considerata come critica per la convalida. Le deviazioni scontrate quindi possono essere come critiche o non critiche. Quelle critiche hanno un effettivo potenziale impatto sulla convalida, quindi di fatto inficiano la prova di convalida. La gestione controllata delle apparecchiature richiesta dal GPG è la prosecuzione naturale della qualificazione eseguita al tempo zero e quindi deve prevedere anche delle procedure che specifichino le attività da svolgere in caso di guasti o malfunzionamenti, compreso il controllo finale della rispondenza ai requisiti specificati in sede di qualificazione e le responsabilità e le modalità per il rilascio all'uso a seguito dell'attività di manutenzione e controllo effettuato a cui il personale autorizzato fanno delle modifiche sull'apparecchiatura. Sicuramente va rivisto con dei criteri, riseguendo la base dei criteri di qualificazione e poi avere il rilascio all'uso. La programmazione dell'attività di convalida e riconvalida è definita, ecco adesso ci siamo sulla convalida e la riconvalida e è fondamentale avere comunque anche questo pianificato ed è presente nel Validation Master Plan. Bisogna avere le registrazioni delle attività di analisi e il programma delle attività di convalida, sempre periodiche, quanto periodiche. Allora, le periodicità dipende dalla criticità del processo, dalla criticità delle sue componenti. Sicuramente almeno una volta all'anno va rivisto e seguendo ovviamente un controllo di processo che è già periodico di per sé, già durante l'anno dovrebbe dare risultati sul trend in peggioramento, per esempio, del processo, delle componenti del processo, ma sicuramente una volta all'anno questi risultati vanno posti all'attenzione della direzione, comunque del responsabile del settore, per la valutazione. Le attività inerenti a percorsi di convalida e qualificazione, compresa quella di analisi e valutazione dei rischi, sono volte al personale competente
e adeguatamente formato. Altra cosa che tengo a dire è che l'analisi e la valutazione dei rischi deve essere effettuata da operatori che conoscono sia le metodologie e le tecniche di risk analysis, sia i processi e attività oggetto di valutazione. L'analisi dei rischi non si fa in separata sede o qualche volta dopo che abbiamo descritto la procedura di convalida. Si fa prima e con le persone che sanno che attività si fa e possono dare la loro expertise. E non è sempre così. Stiamo arrivando alla conclusione, i processi, i metodi analitici convalidati quindi devono essere oggetto di costante monitoraggio. Ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto sul controllo statistico di processo dell'edizione precedente, quindi non è quindi appropriato parlare di riconvalida periodica, è inutile che mettiamo un anno, due anni, tre anni, non ha un senso di per sé se non è agganciato a un percorso di valutazione e di analisi che ha definito la criticità del sistema e al controllo di processo che ne definisce la permanenza in stato di convalida. Quindi quella che deve essere garantita è la verifica sistematica della presenza delle condizioni necessarie a confermare lo stato di convalida. Solo in determinati casi, a seguito dell'analisi e valutazione, si può parlare o si rende necessaria una vera e propria riconvalida. Le informazioni relative allo stato di convalida dei processi, allo stato di qualificazione dei loro componenti devono essere oggetto, come dicevamo, di revisione periodica, almeno su base annuale, come descritto anche dai requisiti. Questo è quello che trovate nella guida del Centro Nazionale Sangue, il flow chart del percorso del processo, e venite all'inizio, noi dobbiamo avere i risultati che ci attendiamo da quel processo e poi subito si parte con la descrizione, l'analisi del processo e la valutazione dei rischi. Poi si pianifica l'attività di qualificazione convalida, si effettuano le prove ed è un percorso che non è a senso unico, si può tornare indietro perché deve esserci un riesame finale costante, potrebbe essere il processo non sia da convalidare, quindi si ricomincia il percorso. Qui c'è un esempio di una modulistica di report, ma ognuno potrebbe gestirlo come vuole. L'importante è che mantengano dei parametri base che sono ben descritti nelle GPG e sono ben descritti anche nell'accordo Stato-Regioni, dove devono essere evidenti e trasparenti, visibili tutte le fasi del percorso, compresa, come dicevamo, poi non dimentichiamoci mai, la formazione del personale, degli operatori, perché solo quella permette la parte finale ed è assolutamente condizione sine qua non per mettere poi in atto le procedure che derivano da un'attività di convalida. Vi ringrazio. Bene, grazie Giovanni. Credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ascoltare con piacere un'assoluta padronanza del tema e mi affascina sempre la chiarezza e la visione e contemporaneamente un sacco di dubbi, problemi, perplessità, procedure da rivedere. Poi credo che avremo spazio per domande e approfondimenti e introdurrei a questo punto il secondo relatore, Massimo Lombardi, coordinatore tecnico del SIMT, del DMTE di Brescia, con cui abbiamo cominciato a condividere la sua grande esperienza e professionalità sul tema dell'approccio statistico nella produzione di piastrine. Mi scuso con quelli che hanno già sentito magari questo passaggio, ma credo che sia molto importante perché questa condivisione con Massimo nasce nell'ambito di un'esperienza di un gruppo di lavoro dei coordinatori tecnici che si era formato qui in Lombardia all'avvio dei centri di lavorazione con l'obiettivo di condividere modalità di lavoro, processi, problemi, criticità, eccetera. E nell'ambito di questa esperienza poi emergono e si condividono appunto delle professionalità molto importanti che poi vengono messe a servizio insomma della comunità dei colleghi. Quindi do la parola a Massimo Lombardi che ci parlerà degli indicatori di qualità e sicurezza nella produzione di pool di piastrine da Bafficot. Grazie. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì? Sì.
Allora, buongiorno. La presentazione di oggi è legata alla produzione dei concentrati piastrinici da pool di Bafficot e alle nuove linee guida delle attività di convalida dei processi all'interno dei servizi trasfusionali. In maniera particolare alla parte delle linee guida e dei suoi aggiornamenti legati all'approccio statistico di processo. I concentrati piastrinici, almeno per Brescia. Massimo, ma... scusa, per sì. Ora noi non stiamo vedendo le diapositive. E perché? Dovrebbe essere, condividi lo schermo. Ok, stai avviato. Perfetto. Lo vedete? Oh, sì, sì. Scusate. Mi sono bloccato sulla produzione del numero dei concentrati piastrinici che è in continuo aumento a livello trasfusionale e quindi a livello anche di produzione. È chiaro che, essendo un emocomponente, la natura biologica della materia che utilizziamo implica già una sua variabilità intrinseca, ma al contempo stesso le fonti normative nazionali ed europee ci impongono di cercare di raggiungere degli standard di prodotto con dei criteri ben definiti. Molte sono le fonti, io ne ho provate a mettere qualcuna. Ho fatto questo piccolo excursus invece sull'accordo Stato-Regioni, sulla qualità e sulle due figure della garanzia della qualità, che deve essere assegnata ad un soggetto diverso, designato responsabile della produzione, come il responsabile del controllo della qualità. Cioè dando al controllo della qualità, e in questo caso nel controllo di qualità degli emocomponenti, due figure diverse. Quindi cercheremo di abbinare quelli che sono alcuni paragrafi delle linee guida e degli aggiornamenti alle attività di convalida, alla produzione dei concentrati piastrinici. L'approccio statistico di processo è un insieme di tecniche che viene indicato in queste linee guida, ma non solo in queste linee guida, per l'attività di controllo di qualità degli emocomponenti. E queste tecniche, questo insieme di tecniche, hanno degli obiettivi, hanno delle finalità. Di sicuro quella di conoscere la variabilità del processo, molto legata alla componente biologica degli emocomponenti, ma anche ad una variabilità intrinseca proprio del processo di lavorazione. Un'altra caratteristica che viene richiesta attraverso l'approccio statistico di processo è la conoscenza della popolazione, cioè che tipo di popolazione hanno i nostri controlli di qualità. E poi sapere se il nostro processo è sotto controllo e se non lo è, se è in grado di evidenziare durante la produzione delle derive di processo. Schematizzando delle varie flussi di attività, come ho sentito prima dalla relazione del dottor Roveroni, una delle prime parti va fatta un'analisi del rischio e riguardando i parametri riferiti agli indicatori di qualità e di sicurezza nei concentrati piastrinici, è molto importante valutare la criticità dei parametri che noi sottoponiamo a controllo di qualità, conoscere quindi la variabilità di processo, sapere che probabilità avremo di accadimento dei nostri prodotti non conformi all'interno della produzione e anche conoscere dei dati di rilevabilità, quindi il numero di campionamento, il numero di controlli di qualità che eseguiamo, anche dal punto di vista temporale. Insieme poi ad una raccolta di dati, quindi l'analisi della nostra popolazione campionaria, la distribuzione dei nostri dati all'interno di grafici e sempre la percentuale dei non conformi per calcolare la prevalenza attesa, possono essere utilizzati poi prima di effettuare una convalida, quindi insieme a tutte le qualificazioni presentate prima dal dottor Roveroni, per poi
poter pianificare ed eseguire i nostri controlli di qualità e tenere monitorato il processo durante la produzione attraverso delle carte di controllo. L'approccio statistico di processo viene indicato dalle linee guida, ma da tantissimi anni da altre fonti normative, fra cui la DQM, dove era ben chiaro che da un certo periodo in poi la frequenza di controllo non veniva più indicata con 1-4 unità al mese, 10 unità al mese, ma doveva essere determinata da ogni centro di lavorazione in base al proprio SPC. La tabella e qualsiasi tipo di tabelle danno un po' l'idea di farmaco e che quindi andiamo a dosare dei parametri dove c'è un principio attivo, che nel nostro caso dei concentrati piastrinici è il numero di piastrine che andremo a trasfondere, piuttosto che una purezza dell'emocomponente, cioè il fatto che sia sterile e nello stesso momento abbia una bassa concentrazione di leucociti dopo la leucodepressione, piuttosto che altre caratteristiche richieste come il pH o il rapporto di volume tra la concentrazione piastrinica e il volume del concentrato piastrinico. E guardando la tabella delle DQM, vicino al parametro da valutare i requisiti e le frequenze di controllo, di sicuro la criticità è un altro parametro molto importante da tenere in considerazione. In un lavoro di Transfusion Medicine di circa più di 10 anni fa, su dei lavori che misuravano gli indici di capacità di processo CPCPK in base agli standard di riferimento, se erano 1 o 2, legati alla criticità del parametro, era stato presentato questo tipo di algoritmo dove per analizzare la criticità del parametro, se questo parametro poteva creare dei danni al paziente, veniva considerato come criticità alta e davano come indicazione di intervenire entro le 24 ore. Qualora non era così, ma poteva ridurre il beneficio al paziente, si assegnava una criticità di tipo medio e l'intervento veniva indicato all'incirca in 7 giorni. Se anche questo non era il caso, bisognava valutare se il parametro però poteva essere migliorato durante il processo di produzione e gli veniva assegnata una criticità bassa con tempi di intervento entro un mese. Io non voglio prendere in considerazione i tempi di intervento, però quello che mi interessava è che legato ai nostri concentrati piastrinici potremmo prendere in considerazione che la criticità di presenza di non sterilità nei prodotti, piuttosto che alti livelli di leucociti dopo la leucodepressione, potrebbero essere di criticità alto piuttosto che bassi livelli o comunque costanti concentrazioni piastriniche inferiore a 2 per 10 alla 11 come criticità media, oppure una bassa resa piastrinica durante la produzione, quindi un recupero magari inferiore al 70% durante la seconda centrifugazione. Nelle linee guida e attraverso l'utilizzo del controllo statistico di processo, altri dati presi in considerazione sono di sicuro la numerosità del campione che noi andiamo a prendere in considerazione quando analizziamo i controlli di qualità, cioè quante unità sottoponiamo a controllo di qualità. Mi sono permesso di aggiungere anche dal punto di vista temporale, quindi fare 10 controlli al mese, una volta al mese è una cosa, a tenere aperto 20 giorni il centro di lavorazione e fare un controllo al giorno. Un'altra caratteristica presa in considerazione dalle linee guida è, come abbiamo detto in precedenza, la variabilità. Quindi noi dobbiamo conoscere la variabilità naturale del nostro processo che ci mantiene il processo sotto controllo e quindi intervengono solo le cause cosiddette comuni, mentre parallelamente dobbiamo cercare di andare a scoprire se intervengono delle cause speciali che ci portano la nostra variabilità a livello non controllato e quindi il processo fuori controllo. Quindi le nostre variabilità controllate all'interno dei limiti di riferimento, mentre variabilità incontrollata al di là dei limiti di riferimento, ricordandoci che la qualità è inversamente proporzionale alla variabilità in un processo. Questa l'ho già fatta vedere anche nella prima edizione, a me piace. Normalmente lo stato ideale è che un controllo di produzione possa produrre prodotti conformi ed essere sotto controllo. La verità, nel caso dei concentrati piastrinici da pulibaffico, con bassissima percentuale,
ma il processo tende ad essere sotto controllo, ma alcune volte, e per natura della natura biologica o perché ogni tanto ci tocca produrre dei pool magari da 4 bafficot, qualche prodotto non conforme viene creato. È molto importante capire durante il monitoraggio del processo, capire questa terza situazione, cioè quando noi vediamo che i nostri emocomponenti sono ancora conformi, ma il processo non è più sotto controllo, cioè sono intervenute delle altre derive. Il quarto è ben dichiarato, perché se trovo tutti i prodotti non conformi vuol dire che il mio processo non è sotto controllo. Fatto questa presentazione delle varie indicazioni delle linee guida su numerosità, criticità, variabilità, possiamo analizzare i nostri dati. La prima cosa è prendere retrospettivamente i nostri dati e analizzarli per valutare la nostra popolazione di prodotti non conformi, che ci permetterà di ottenere la prevalenza attesa e la numerosità del campione, oppure fare un'analisi dei dati, quindi mettere i nostri dati e vederlo come si distribuiscono. Utilizzando il numero dei controlli che utilizziamo, il valore della media, della deviazione standard e il rapporto con non conformi conformi, siamo in grado di conoscere per formula la varianza che ci calcola l'errore standard. Lo vedremo, non è molto complicato, però attraverso il calcolo dell'errore standard siamo in grado di conoscere la nostra prevalenza attesa. Devo essere sincero, dopo lo vedremo più avanti. All'inizio, alla fine di quest'anno, una studentessa del corso di laurea della nostra università ha presentato proprio 7 mesi di monitoraggio dei concentrati piastrinici. E quindi oggi presento 7 mesi di concentrati piastrinici di quest'anno del nostro CLM di Brescia. Come vedete, non so se col mouse si vede, la metà di questi 48 non conformi su questi quasi 4.400 prodotti sono pool prodotti con 4 baffico. Però questo rapporto attraverso il calcolo della varianza ci ha creato l'errore standard e quindi abbiamo impostato nella formula l'intervallo di confidenza del 95%. Per inferenza statistica noi pensiamo di avere l'1% di non conformi, attenzione che potrebbero essere tra lo 0,79 e l'1,40. Ci dice anche che numerosità del campione dovremmo testare per tenere monitorato questa percentuale di non conformi. Quindi la numerosità è legata nella formula alla percentuale dei non conformi. Tutto bello se ho una percentuale di non conformi. Se il numero dei non conformi è pari a 0, si spera per sempre la sterilità sempre assente piuttosto che il numero degli ecociti. Questo tipo di calcolo tende a non essere vantaggioso. Però, come richiamava il dottor Rossini, uno studio multicentrico del 2016, poi ne abbiamo fatto un altro nel 2019, un caso, come vedete sulla sinistra, di positività aveva creata la prevalenza attesa in quel centro di lavorazione con una sua numerosità. Tutti gli altri negativi degli altri centri non avevano creato numerosità. Il vantaggio, anche se poco, ci ha permesso che a livello multicentrico una numerosità ci è stata indicata. La verità è che guardando diverse pubblicazioni di alti numeri di controlli di sterilità, molto probabilmente qualche positivo potrebbe essere trovato quando i controlli di sterilità raggiungono molte migliaia. Come dicevo in precedenza, anche la dimensione del campione è importante, sia e che sia rappresentativa del numero degli emocomponenti che noi produciamo nel centro di lavorazione, come dicevo poc'anzi, anche nell'arco temporale come li eseguo e per i calcoli della prevalenza attesa. Tutti questi dati poi raccolti durante il nostro anno, se uno prende in considerazione l'anno che ha detto il dottor Veroni, possono essere riutilizzati poi per avere una rilevabilità e un calcolo di probabilità di accadimento per l'analisi del rischio successiva. Valutato il rapporto dei non conformi, le linee guida ci dicono anche di provare a valutare come si distribuiscono i nostri danni e ci indica in maniera particolare gli istogrammi per classi di frequenza, dove le classi sono quel numero, sono quel K che è la radice quadrata degli N e l'ampiezza è il range diviso quel K.
noi utilizziamo a Brescia entrambe le cose, quindi routinariamente, oltre a guardare l'istogramma di frequenza, guardiamo anche il box plot, dove i due quadrati centrali, e questa è una distribuzione normale, rappresentano il 50%, quindi i nostri due quartili centrali, i baffi rappresentano le code del 25%. Ci sono poi gli asterischi che sono gli outlier, cioè quei dati aberranti molto lontani dalla popolazione. Nello stesso periodo, per esempio, questi sono i 7 mesi dei quasi 4.400 pool prodotti, questo è l'istogramma di frequenza, questo è il box plot, questi sono i nostri outlier. Questi dati molto lontani dalla popolazione, in bassa quantità, e il box plot in questo caso qua abbiamo messo anche lo standard di riferimento richiesto dalle DQM o dalle normative nazionali. Avevo già presentato che non è completamente normale la distribuzione dei dati, quindi in teoria l'istogramma di frequenza, la media, le deviazioni standard, tutti questi indici di posizione tendono a predisporre il fatto che i dati si distribuiscono in maniera normale a campana. Le code, questi dati aberranti che noi veniamo, tendono a non essere vicini alla retta, quindi ci suggerivano di guardare la distribuzione attraverso i cuckoo plot. Questa è la distribuzione dei dati. Se i nostri dati, puntini blu, si presentano tutti attaccati alla nostra retta rossa, la distribuzione è normale. Come si calcola? Si prendono i dati, si mettono in ordine crescente, si calcola il rango, che significa dall'1 in poi, si calcola la media e la deviazione standard e si guarda lo scarto Z per ogni dato. Questo è un cuckoo plot sempre dei nostri dati gennaio-luglio 2021. Come vedete, le code sono lontani dalla retta. In maniera particolare ci tengo a precisare che questi sono i nostri dati aberranti, che non fanno parte della nostra popolazione e che nel caso dei bassi sono i nostri prodotti non conformi. Questo l'avevo fatto vedere nel primo intervento, è ok, routinariamente o per monitoraggio del processo, se lo ritengo opportuno, o per effettuare una riconvalida in seguito a dei change control, oppure perché è venuto il tempo di effettuare una nuova convalida, noi possiamo prendere i nostri dati e in automatico vengono rielaborati attraverso questo modulo di Excel che è ancora per quest'anno in bozza, i dati sia come box plot distribuiti come istogramma di frequenza che come normalità. La nostra ragazza ha presentato la sua tesi e quindi gli stessi dati li abbiamo fatti girare in R con il Dipartimento di Biostatistica della nostra università. Questo è il box plot e il cuckoo plot di normalità delle piastrine, dei leucociti, del pH. Non l'abbiamo potuto fare per la sterilità. Nel periodo avevamo inviato 25 unità al controllo di sterilità, tutte negative, tranne un artefatto tecnico che era positivo al campionamento. Quindi, avendo visto la criticità, variabilità, calcoli della numerosità e distribuzione dei dati, le linee guida ci dicono che per monitorare il processo l'utilizzo delle carte di controllo è abbastanza un metodo utilizzato. Mi sembra che in queste linee guida, oltre alle carte di controllo per variabili, abbia inserito le carte per attributi, cioè quei pezzi non conformi che noi troviamo durante la produzione. I nostri concentrati piastrinici da pool di Bafficot li consideriamo dei prodotti non conformi, il nostro campionamento non è costante perché noi li testiamo tutti e quindi la produzione dipende dall'entrata delle unità di sangue intero e quindi dalla produzione dei Bafficot e dalla giacenza che abbiamo di concentrati piastrinici con cui viene decisa la produzione, quindi noi utilizziamo una carta P. La carta P che cosa dice? Metti, e noi lo facciamo per mese, il numero dei non conformi, cioè dei prodotti difettosi che trovi rispetto a quelli che hai controllato, calcolati un P medio, calcola un N medio di conteggio. Questa è la formula del P medio inserita che ci permette di calcolare i limiti di accettabilità di UCL e LCL e quindi viene creata la carta per attributi. Nello stesso periodo, gennaio-luglio 2021, questi sono i nostri dati, questo è il calcolo della nostra frazione D, del nostro P, il nostro P medio, come potete notare, vanno all'interno dei nostri limiti di riferimento. Anche qui la stessa domanda che facevo prima, sì, ma se trovo dei prodotti non conformi,
perché se è sempre a zero la carta per attributi è una serie di punti attaccati allo zero. E quindi è molto più utile monitorare dato per dato. Un'altra carta utilizzata, non presente nelle linee guida, che viene utilizzata insieme alla EFMA per monitorare i risultati dei nostri controlli di qualità che non hanno una completa distribuzione normale, è la carta CUSUM, che molto semplicemente viene costruita in base al valore della media. Quindi la linea blu è la media del processo. Viene calcolato uno scostamento di K che è mezza deviazione standard. E in questo mezzo deviazione standard lo scostamento non viene valutato. Quindi qualsiasi dato noi inseriamo che si discosta dal valore medio all'interno della mezza deviazione standard non viene misurato nessun scostamento. Se è superiore o inferiore, tende a cominciare a sommare cumulativamente se ci sono delle variazioni rispetto alla media di processo. Quindi i parametri che servono sono la media, la deviazione standard, per cui calcolare il valore di K, e i nostri valori di riferimento che la carta CUSUM indica in 5 deviazioni standard. Ecco qui che ogni dato che noi andiamo ad inserire, vedete come questo primo dato che era 2.34 rispetto alla media, ma però andava calcolata media più K, media K, viene misurato questo C più o questo valore di C meno. Si crea una carta CUSUM, come vedete nella carta per attributi non aveva visto nulla, noi inseriamo, questi sono 4.388 dati, quindi li registriamo tutti. È indubbio che c'è stato un periodo dove abbiamo prodotto sotto media di processo, sopra media di processo per un giorno, due giorni, come in questo caso abbiamo prodotto sotto media di processo per circa una giornata. Rientra però all'interno dei nostri, del nostro processo. Quello che ricerchiamo noi durante il monitoraggio è vedere se ci sono delle derive. Anche questa l'avevamo vista, la ditta è intervenuta per cambiare la distanza di un raccordo durante la seconda separazione per velocizzare il processo di separazione, e noi ci eravamo accorti registrando i controlli di qualità che cominciavano a essere dei valori che normalmente erano bassi. Dopo qualche giorno abbiamo cominciato a inserire i dati, abbiamo chiamato la ditta, ecco, questa è una deriva di processo che è durata una settimana. Ecco, ci tendo a far notare che la carta CUSUM quanto tempo ci mette a uscire dal processo, parallelamente tanto tempo ci mette a rientrare nel processo, perché ha bisogno di tante somme cumulate in più per ritornare nella media di processo. Concludendo, spero di essere stato in tempo e altrettanto chiaro, quindi effettuate una valutazione dei rischi attraverso le tecniche statistiche del nostro SPC, possiamo quindi fare valutazione di criticità, utilizzare i nostri dati per fare dei calcoli di probabilità di accadimento dei non conformi e la rilevabilità dei nostri controlli di qualità, conoscendo la nostra variabilità di processo. Possiamo in maniera retrospettiva analizzare i nostri dati, che tipo di distribuzione hanno e anche come normalità, valutare la prevalenza attesa e il campionamento, impostare un piano di pianificazione e esecuzione dei controlli di qualità e utilizzare le nostre carte di controllo per tenere monitorato il processo, per poi riutilizzare a valle di questo processo gli stessi dati per riconfrontare i nostri dati con i dati iniziali. Sperando di non essere stato troppo logorante, grazie a tutti e avrei concluso. Grazie Massimo, è sempre un piacere sentire anche le tue osservazioni e il percorso su questo tema. Lascio la parola a Gianluca. Posso fare un commento così a caldo? Siccome i partecipanti sono tutti ancora presenti, e questo è assolutamente meritevole e penso che vada rimarcato, se
qualcuno dei partecipanti condivide con me questa sottile vena di disagio nell'aver sentito questa articolata e bellissima presentazione di Lombardi, come la presentazione di Gianni Roveroni, è la situazione migliore, perché le condizioni di comfort zone, cioè di gestire le cose con le conoscenze che abbiamo sempre avuto, è una condizione piacevole di agio, però sono le condizioni con le quali non ci viene chiesto di procedere nella nostra attività lavorativa. Cioè qui mi risulta assolutamente evidente che per fare lavorazione di emocomponenti è necessario che noi tutti ci guardiamo in faccia e acquisiamo veramente tante competenze. Io ricordo la prima edizione nella quale io chiesi a Giovanni Roveroni, ma secondo te non sarebbe meglio avere uno statistico? E lui mi ha detto, benissimo, un'infarinatura generale è importante averla, ma poi ci sono anche dei giochi che vanno fatti tra grandi e quindi un know-how statistico è necessario poi implementarlo. Mi vengono tantissime considerazioni che sarebbe bello fare di presenza, però invito tutti i partecipanti, se hanno delle domande o dei commenti, di farli e io e il dottor Rossini ci prestiamo a fare da megafono. Io faccio una domanda, lo sai Silvano, io sono dilagante in queste cose, a Giovanni Roveroni. Giovanni ci ha fatto vedere molto bene il ruolo da architrave che ha nel sistema qualità del risk assessment, della valutazione del rischio. Non ritieni che nella guida d'attività di Convalida, nelle prossime edizioni, si possa incominciare a parlare di, è vero che il risk assessment va adattato alla propria realtà, ma un minimo comune denominatore, cioè quando tu ci parli di parametri critici, di elencare quelli che sono parametri critici che sicuramente devono essere contemplati nei singoli processi? Ma vedi, le stesse GPG in realtà, pur applicandosi e dichiarandosi come linee guida di buona prassi, in realtà la prassi la lasciano agli operatori. Per cui di fatto è vero che noi possiamo, ma il rischio è che poi ci si attenga solo perché è scritto quello, solo a quelle componenti, e quindi ci si fa un po' deviare da quello. Invece il ragionamento di crescita è proprio pensare a quello che si fa. Ma sai, basta pensarlo una volta, cioè sembra un lavoro enorme, ma alla fine non facciamo moltissime attività, voglio dire, sono abbastanza standardizzate, sono coperte, quindi i rischi sono legati alle condizioni. Per il trasporto, se io faccio centinaia di chilometri per avere un trasporto di amazie, un parametro critico sarà il tempo, le condizioni, il tipo di veicolo, eccetera, dipende dal processo, no? Se noi abbiamo un ambiente di lavorazione assolutamente asettico, perfetto, costruito a regola d'arte come non è mai, no? Definita, allora i parametri che ci si ridurranno di molto, oppure quindi non sono adattabili a tutti, ossia a pioggia. Ognuno deve trovare i propri. Secondo me è in lì che c'è sta la crescita nostra. E poi alla fine non è che dobbiamo per forza, cioè la personalizzazione è importante, nessuno verrà poi a giudicarti. Quello che ti giudicherà sarà il percorso logico che tu hai compiuto. Non è che dobbiamo per forza superare l'esame, mi sono dimenticato queste componenti. Noi dobbiamo pensare realmente alle nostre componenti, che a quel punto poi c'è la fase di miglioramento. Poi nella fase successiva vedremo che cosa è il processo. Ah, non avevamo individuato. Quindi è un percorso dinamico, non è un percorso statico. Ho quello, faccio quello, sono a posto. Magari, ma non è così. E posso fare un commento di merito a una cosa che ha detto il dottor Lombardi, è quando ci ha ricordato l'importanza di definire la numerosità del campione, ci ha parlato anche della necessità di declinare questo principio nella distribuzione temporale del campionamento. Allora mi veniva come considerazione che un polo di produzione ha talmente tanti punti di prelievo, a volte una distribuzione così disomogenea nel tempo, nell'arco settimanale della raccolta,
che questo aspetto può essere un aspetto di particolare criticità. Lo dico banalizzando, se io concentro la campionatura nei giorni infrasettimanali e poi una raccolta molto concentrata nel fine settimana, e se questo il campionamento infrasettimanale non tende a campionare anche quella parte della settimana della raccolta, poi alla fine ho dei controlli di qualità che non sono realmente rispettosi di quello che ho tra le mani. Secondo la vostra esperienza lombarda, questo aspetto è un aspetto che avete considerato, avete fatto oggetto di specifiche considerazioni? Io ne farei due lì sul campionamento e la numerosità, una nostra interna e una legata alla dottoressa Vezzoli del nostro Dipartimento di Biostatistica. Quella interna, che da quando è partito il centro di lavorazione, sono partiti i centri di lavorazione in Lombardia, noi per esempio Brescia abbiamo un numero più alto nei fine settimana di unità in ingresso, però è corposo anche quello settimanale e quindi non c'è una grande differenza fra giornate, per cui debba dire eseguo 5 controlli di qualità nel fine settimana e uno durante la settimana. Quindi noi non abbiamo questo tipo di situazione. Nel caso dei concentrati piastrinici da polli Bafficot, ormai tutto quello che possiamo produrre lo produciamo, e minimo sono 30 al giorno e saranno sempre di più. Però attenzione, quello temporalmente, lo dicevo, in funzione della carta di controllo di processo. Quando ho passato i dati la prima volta, io gli ho dato i dati. Gli ho dato i dati con le mie date di esecuzione, come mi aveva richiesto, per farli girare in R. Dopodiché mi ha chiamato dopo qualche giorno e mi ha detto: io non posso farteli girare, perché tu hai tanti dati nello stesso giorno, ma poi dopo il problema è che ne hai alcuni proprio dove non ne hai nessuno. È una carta di controllo che analizza il processo, è una carta di controllo che analizza il processo di produzione, come se fosse, non dico un'azienda farmaceutica perché non lo siamo, però queste carte di controllo sono la CUSUM e la EVMA, che è anche più semplice da preparare, solo per analizzare il processo di produzione, mentre noi tendiamo a essere molto abituati a avere una carta di controllo per variabili che analizza il controllo di qualità di una seduta. Quindi la differenza che sta fra quello che aveva detto la dottoressa Vezzoli del Dipartimento di Biostatistica è che se produco 30 pool al giorno, chi li controlla a percentuale, sarebbe meglio, se li produco 7 giorni su 7, avere un controllo di produzione. Lo immagino in maniera particolare ad una, la provo, a noi non è mai capitato, immagino nessuno, siamo in casa anche come sponsor di una ditta, non lo so, che magari il lotto dei filtri di pooling kit per la preparazione di concentrati piastrinici sia un lotto fallato. È chiaro che se io li faccio la domenica, li ricontrollo la domenica dopo, cosa è successo nei 7 giorni non lo posso sapere. Certo. Lo posso solo... E lo stesso discorso purtroppo abbiamo cercato di applicarlo ai controlli di sterilità, che non sono così semplici da fare come il controllo delle piastrine. Quindi non potendone farne tanti, almeno di farli temporalmente, che mi dicono al massimo devo andare indietro di 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni. Perché se io trovo un momento di deriva, ma dietro di me ci sono 10 giorni senza controllo, io in quei 10 giorni, come processo di produzione sto dicendo, non ho dati, per cui non so come è andata. Tutto qua. Estendo una domanda della collega Patrizia Artusi, credo riferisca al dottor Roveroni. Dopo una manutenzione correttiva di un'apparecchiatura, quando devo riqualificare l'apparecchiatura? Quali parametri considerare per decidere se riqualificare? Sì, allora, noi partiamo dai parametri considerati nella qualifica di quell'apparecchiatura e andiamo a vedere quali parametri possono essere stati modificati all'intervento correttivo. Se mi ha cambiato i piedini della frigomoteca, è verissimile che mi sia a bolla, una volta verificata che sia a bolla. Se mi ha cambiato il motore, il termoregistratore, eccetera, sicuramente. A me è capitata una cosa, per esempio, è successo che una emoteca abbastanza vecchia è stata modificata nella componente del motore, del compressore e del termoregistratore. E l'ufficio tecnico ha detto: ok, a posto, funziona, potete mettere dentro il sangue. Ho detto: col cavolo, ho detto, cioè, adesso cerchiamo di vedere esattamente i parametri. Gli ho
quindi li ho portati a fare una misurazione, come abbiamo fatto nella qualifica, con una sonda certificata di tutti i vari ripiani, e scoperto che c'era una dislocazione della temperatura enorme, andava da 8 gradi in cima a quasi zero nella parte bassa dell'emoteca. Quindi sicuramente non dobbiamo affidarci solo a quello, ma ripercorrere il processo di qualificazione, soprattutto quando si tratta di apparecchiature che possono incidere notevolmente sulla sicurezza dei prodotti, la qualità dei prodotti. Non credo che dobbiamo lesinare i controlli, ma le fasi sono le stesse che abbiamo utilizzato nella qualificazione, gli stessi parametri. Ok, grazie, molto chiaro. Bene, abbiamo raggiunto il tempo, io passerei la parola al mio co-moderatore, dottor Rossini. Bene, sì, grazie a tutti. Un pensiero che mi veniva mentre ascoltavo queste riflessioni e anche il disagio a riflettere su comunque aspetti nuovi che forse non fanno parte ancora della nostra grammatica, era però anche, come dire, l'opportunità e l'opzione di ingaggiare il mondo trasfusionale per questa parte qua su competenze nuove e su cui possiamo anche essere un driver all'interno dell'ospedale. Di lavoro col mondo dei laboratoristi così, e ogni tanto vedi un po' il gap, la distanza che c'è, in cui vuoi per necessità, vuoi per scelta, il nostro mondo è portato ad acquisire queste competenze finalizzate poi al governo del processo. Quindi credo che dobbiamo appunto ringraziare i colleghi che hanno condiviso con noi queste loro riflessioni. Ringraziamo lo sponsor e mi piace sempre salutarci immaginando queste opportunità che abbiamo di chiacchierare insieme, anche se un po' virtualmente, ma abbiamo comunque, c'è anche il vantaggio della facilità logistica, proprio nel contesto della nostra società scientifica, quindi delle opportunità di approfondimento, è un luogo privilegiato per approfondire aspetti specifici della nostra professione, e quindi anche di, se avete avuto un buon ritorno, di promuovere tra i vostri colleghi così un giudizio positivo su un pezzettino di approfondimento che abbiamo fatto insieme, perché abbiamo assolutamente bisogno di crescere e di confrontarci nelle nostre strutture. Io quindi ringrazio di nuovo tutti, vi auguro una buona serata e alla prossima. Un saluto. Questionario di gradimento. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao a tutti.